Benvenuti miei ombri in questa nuova serie su Astros Playroom. Eccoci qua finalmente ragazzi, iniziamo questo simpaticissimo gioco. Dunque, vi avevo già portato un video che però riguardava più che altro il DualSense e quindi oggi rincominciamo da capo per benino, cercando di esplorare anche un attimino di più. Ma comunque vi voglio precisare che andremo dritti al sodo, nel senso che video extra tipo guide su dove si trovano certe cosucce ve le porterò poi più avanti. Dunque, premi un tasto, adesso ci faranno iniziare una nuova partita con la configurazione iniziale, penso. Vediamo se è così. Se inizia una nuova partita, sì, ok. Ah, devo tenere premuto. Benissimo. Adesso qua ci fanno riprovare tutte le caratteristiche, ma questa parte qui, vabbè, la skippiamo, la facciamo molto veloce tanto, eh? Perché l'ho già fatta. Ehi, PS1, PS2, PS3, la 4, il VR, benissimo. Ti presentiamo il controller, sì sì sì. Ok, abbiamo già potuto apprezzarne le sue qualità nel video precedente. Grilletti adattivi. Ok. Questa è una cosa fantastica, io l'ho già detta, ma va bene, andiamo avanti veloce. Sensore di movimento. Qua abbiamo controller pieno di esserini. E il microfono dove bisogna soffiare per il momento. Ok. Configurazione portata a termine. Configurazione in realtà non è una configurazione, è semplicemente una prova per testare un pochettino il DualSense. Molto molto bello, ragazzi, il DualSense, l'ho già detto. Fantastico. Ma quanto ricorda Mario Galaxy, ragazzi, sto gioco? Secondo me lo ricorda tantissimo. Eccoci qui. Touchpad e via che si va, ecco il nostro astro. Ciao bellino. Iniziamo. Sì, i comandi. Beh, un ripassino non mi fa male perché non ci ho più rigiocato da allora, quindi benissimo. Poi cercheremo anche di capire a cosa servono questi soldini, perché in realtà non lo so se sono semplicemente dei collezionabili o se ci serviranno effettivamente. Qua rompiamo tutto con il nostro laser. Quadrato. Di nuovo quadrato. Eccola questa sensazione qua, che bella ragazzi. È bellissimo. Va bene. Molto molto colorato. Qui ci sono le varie parti della PlayStation 5. Da quale incominceremo? L'altra volta mi pare di essere entrato nella GPU. Questa è la piazza della CPU. No, in realtà non mi ricordo. Forse sto facendo confusione. Va bene, comunque. Allora, intanto qua abbiamo un qualcosa. Vediamo un po'. Tic. Aha. Probabilmente ci sarà qualche collezionabile. In realtà, ragazzi, questa parte qui la salto perché ci voglio fare dei video sui collezionabili, quindi preferisco non prenderli adesso. Allora, credo che ci sia un collezionabile, ma penso. Allora, la parte principale dovrebbe essere questa, questa. Esatto, l'altra volta siamo entrati qua nella GPU. Bene, 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 ok, ci ho preso. Mi sono ricordato e qua abbiamo sfida di rete a tempo. Ok, sfida a tempo. E questi due qua? Giardini memoria. Questa è la mitica PlayStation 1. PlayStation Labo. Ok. E infine
circuito SSD, il velocissimo SSD. Da dove incominciamo? In realtà adesso non mi ricordo verso quale parte eravamo girati. Io andrei qua. Iniziamo da questo mondo qui, dai. Ponti raffreddanti. Quindi sistema di raffreddamento della PS5. Molto ingegnoso questa cosa. Tempesta di Sabbot. Da qua accediamo alla mappa. Ah, possiamo anche ricominciare. Vai qui, possiamo anche andare avanti. Qua ci segna i collezionabili. Ci sono 4 pezzi di puzzle. Nuova area sbloccata, va bene. E come ho fatto a sbloccare quest'area qua? Che non ci ho mai giocato. Evidentemente si può skippare questo pezzo iniziale, non lo so. Ok, qui. Mega scivolo, che bello. Sì. Ah, possiamo anche nuotare. Fantastico. Si può fare qualcosa in acqua? Colpire, va bene. I pesci sono nostri nemici amici, niente. God of War. Ok, sapevo che questo gioco in effetti è pieno di easter egg. Molto probabilmente non li riconoscerò per la maggior parte. Però qualcuno, come avete visto questo qua di God of War, almeno. Sì, dai, quelli principali, quelli che in realtà i titoli a cui io ho giocato per lo più. Nuovo artefatto. Questo è un altro artefatto, il primo. L'altra volta non avevamo trovato neanche uno, se non sbaglio. Ok, va bene, anche di questi vi volevo portare il video, ma qui me lo sono trovato all'improvviso. Non so se effettivamente si possono riprendere un'altra volta, rientrando nel livello, anche se li abbiamo già presi la prima volta. Non lo so, vabbè, lo scopriremo poi. Però, anche se vi ho detto che andremo subito al punto, in effetti, cosa che non sto facendo... Un pochettino, un po' di esplorazione mi piace farla, dai. Se no, è una run brutale solamente per finirlo e non mi va. Esploriamo perché è carino. Qui si sente ogni micro passettino sulla sabbia. Andiamo qua. Ci sarà un qualche collezionabile anche qui? Oppure solo monetine? Monetine. Puzzle! Questo è il primo. E lo prendo. Vabbè, lo prendo ormai. Questo è andato. Via. Ok, dai. Tuffiamoci nella mischia. Dove dobbiamo andare? Ok, questo si lancia, se ricordo bene. Ecco lì. Perfetto. Qua c'è una tempesta di sabbia. Sta vibrando tutto il DualSense. È fantastico. Sì. Monetine, bene. Forse questi qui sono... No. Servono per viaggiare velocemente? Ma credo di no. Cosa servono? Non lo so. Forse tipo un checkpoint? Può darsi. Very colorful. Ah beh già, ma io nell'acqua posso andare. Ok. Da notare che equipaggio in automatico, un salvagente. Qua ci saranno sicuramente degli easter egg su altri giochi. È possibile, ragazzi. Se voi li riconoscete, scrivetemelo nei commenti, perché sono curioso. Visto che alla fine io non è che ne conosca più di tanti di giochi. Questa cosa? Niente. Altre monetine. Speriamo che servano anche a qualcosa e non solo come collezionabili. Andiamo avanti. Ponti raffreddanti SPA. Spa. La spa è SPA. Spa. Ok. Allacciamo la zip. Con il touchpad.
Ok. Mi devo muovere con il sensore di movimento, poi premere R2. Puzzle! Non l'ho fatto apposta, giuro. Ok, c'è resistenza nei grilletti, ragazzi, anche qui. Tutto estremamente strano. È strana la sensazione. Bella, bellissima. Però strana. Non l'avevo mai provata, assolutamente. Più si schiaccia il grilletto e più carica. Quindi per fare salti piccoli bisogna schiacciare meno, naturalmente. Per fare salti grandi tenere premuto di più. Ok. Sì. Sì. Yippee. Non so se riusciremo a finire la zona, Anche lì c'è un pezzo di puzzle. Vabbè, quelli che vedo, raga, li piglio. In effetti per il momento non sembra estremamente difficile trovarli, però insomma staremo a vedere. Ah, qua non devo cadere in acqua invece, ne sono quasi sicuro. Questo lo voglio. Ok. Ehi, altro pezzo del puzzle. Beh, se me li mettono sulla strada è un po' difficile missarli. La strada è di qua, ma io vado di qua. Perché sì. Perché è divertente. Oh. Cos'è? Nuovo artefatto. Accessorio tiratore scelto PS Move. Ah, che spettacolo. Ok. Bene. Chiudi. Sì. Ottimo. Chissà se ci sarà anche la Gunkon, che sarebbe la pistola per la Play, alla Play 1. Questo lo posso rompere? Sì. Salterei di qua? No. Salterei di qua? Non vedo se sotto c'è qualcosa o se casco. Non caschiamo, che è meglio. Più sicuro. Aia. No, maledizione. Sì, stavo per cadere. Ma. Dai. Ok, occhio. Si può anche correggere il movimento mentre si salta, quindi un po' aiuta. Aspetta, aspetta. Vabbè. E sono caduto. Fonti raffreddanti. Ghiacci glaciali. Sì. Tu esci. Questo sì. Easter egg per forza. Allora qua rompiamo. Rompiamo le scatole. Allora, mappa. Questi sono altri mondi. Quindi ce ne sono in totale mondi, vabbè, sì. Chiamiamoli mondi. 1, 2, 3, 4 più questo qua giù. E per il momento siamo qui. Ok. Beh, io penso che, non lo so, riusciremo a finirlo in questo episodio? Ma sì, dai, penso di sì. Boh. Vedremo. Non è un gioco chissà quanto lungo, ragazzi, naturalmente. Però, se si vuole prendere tutto quanto, tutti i collezionabili, magari un po' dura. Mi pare sulle 8 ore prendendo tutto. Mi sembra. Sì! Eccoci. Pinguini. Ciao, amici. Poi, ho trovato i soldi qua nascosti nella neve. Bim. A me piacerebbe un sacco un platform fatto in questo modo. Ovviamente più lungo, più
elaborato, no? Proprio a gioco completo. Chissà. Allora, sì, andiamoci. Ok. Intanto ridendo e scherzando sto trovando praticamente tutto. Artefatti, pezzi di puzzle. Vabbè. Speriamo ce ne siano di un po' più nascosti, perché altrimenti la guida è... non ha molto senso portarvela. Allora, lì ci si arriva da qua. Forse è meglio andarci da qui. Sì. Ecco qua per voi un'altra scenetta easter egg, sicuramente. Non ne ho idea di quale gioco possa essere, sinceramente. Ah, si scivola. Ma è bellissimo. Più che scivolare direi che stiamo pattinando. Guarda che stile. Rompiamo tutto. Ah. Ah. Ok. Allora, no, vabbè, i blocchi di ghiaccio fatti a tasti, a simboli dei tasti della Play, insomma. Sì, eccolo qua, vediamo, artefatto, Bot Charted, ok, fantastico, bene. Sono carini da trovare gli artefatti. È dato un soldino. Morale della favola: menare i pinguini. Qui si torna indietro e si prendono un po' di soldini. Meglio di così. Andiamo avanti. Dai, alla fine sto esplorando un bel po', eh. Non sto in pratica lasciando indietro nulla. Oh! Oh! E questo non me l'aspettavo. Colpo gobbo. Questa roba qua va ripresa? Oddio. Vediamo. Vediamo un po'. Ma mi sembra strano. I soldi però riappaiono in effetti. Ma non credo riappaia anche l'artefatto. No, infatti no. Soldi. Oddio, qui c'era l'artefatto? Vabbè. Eh sì, è riapparso tutto. Oddio, ok, quindi... se perdo la vita devo riprendere tutta la roba. Ah, ecco, vedete, il pezzo è invisibile, ma si vede ancora. Sì, va bene. Andiamo dritti a questo punto avanti, perché ci conviene, direi, altrimenti stiamo qua fino a domani. Comunque al minimo colpo vado a capo. Ma questo come si affronta? Li devo saltare sopra. Ah no. No, no, l'avevo preso, l'ho lasciato. Maledizione. Ok, mi devo spostare quando fa quell'attacco lì. Sì, questo è il checkpoint, perfetto. Visto che abbiamo perso un attimino di tempo, eviterò di andare là sotto, anche se c'è qualcosa. Andiamo avanti. Occhio. No, ho missato un soldino. Sì. Lì c'è il puzzle. Rischiamo? Ma sì. Cos'è la vita senza rischio? Attacca. Preso, maledetto. Non so se questo è il modo corretto. Che cacchio fa questo? What? Cosa devo fare? Cioè, si è rigirato subito. Credevo di andargli da dietro. In stealth, tipo. Invece no. Mi ha fregato. Oh. Oh, ma sono già morto due volte. Non bene. Ma come faccio a schivarlo questo? Ah.
Ok. Gli devo lasciar fare la sua mossa e poi devo intervenire. Va bene. Soffiare. Ma posso soffiare anche se il robot è girato di là? Sì. Ok. Va bene. Devo continuare a soffiare? No. Solo all'inizio no, anche perché sennò finirei senza fiato velocemente, temo. Devo prendere questo? Sì. Ah sì, perché vedete che si restringe. Porco demonio, l'ho visto tardi. Vai! Sì! Questo sono quasi sicuro che sia Resident Evil. Quasi sicuro, eh. Ok. Bello l'acquario. Oddio, poverino. Va bene. Hotel Saltomat. Via. Ic. Vediamo dove siamo. Nell'ultima zona di questo posto, credo, eh. Ah, R2 già. Ok, qua c'è qualcosa, perfetto. Puzzle, sì. Saltiamo piano piano. Vediamo quanti pezzi di puzzle ho preso. Ah, ce ne sono 4 in ogni zona. Ok. No, beh, allora ne ho lasciati diversi indietro, dai. Forse una guida ci può stare. Ok. Mamma mia. Salta. Salta. Saltona. Madonna. Ai 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 ai. Ok. Beh, qui non dico che è difficile, però insomma. No dai, non è difficile. Dopo Crash Bandicoot 4 i platform saranno tutti estremamente semplici. A parte questo salto qui che non mi riesce, non so perché. Ok. Ok. Calmi, eh. Adesso. È perché dopo un po' inizia ad andare anche sempre più veloce. Ah no, mi sa che va sempre alla stessa velocità. Ok. Vai. No, ma no! Ma perché non mi riesce? È facilissimo, ma non ce la faccio. Perché sono scarso, ok, però. Annazione. Devo aspettare di più. Altrimenti non fa in tempo ad andare di là. Ma non devo aspettare nemmeno troppo, perché altrimenti. Ok, lassù c'era il puzzle. Da qui non ci posso andare. Dovevo saltare là. Ma va bene, andiamo avanti. Sì. Checkpoint, che bello. Uey. Spacchiamo tutto. È un buon antistress questo gioco comunque. Vai. 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 Ok. Dai, ci siamo? Sì. Palloni da spiaggia. Non so cosa serva a colpirli, ma facciamolo. Ok. Altri palloni. Bene. Ah, ok. Oh. Non so se è di qua. Sì, di qua si va avanti. Quindi di là c'è qualcosina. Ci diamo un'occhiata. Che ne dite? Se ci riesco. Oh mio Dio. Grande cielo. Prova a fare il salto in lungo. Sì. Oddio, era... Sapete che non so se si andava di là o di qua avanti. Forse di là. Forse di qua, volevo dire. Boh, vabbè. Comunque. Eh sì, senz'altro si andava di qua davanti. Vabbè. Pareva ci fosse un'altra strada.
Puzzle. Andiamo. Sì. Abbiamo finito? Credo di sì. Credo. Vediamo un po'. Posso tirare il mio filo blu. PlayStation 3, ragazzi. Eccola qua. La mitica. Grafica HD, trofeo guadagnato. Interagisci, ovvero? Oh, vabbè. Da grandi poteri, punto di domanda. Punto di domanda. Puntini, puntini. Zoom. Ah, che spettacolo. Ok. Vai. Ci sono un bel po' di cimeli sparsi per le varie zone. Carina come cosa, sì. Hanno pensato bene. Ok. Questo era il primo... Ah, quella è la stanza con tutti i cimeli che abbiamo guadagnato. Qua abbiamo i pezzi del puzzle. PlayStation Labo. Bene, poi ci ritorneremo quando li avremo presi tutti, perché intendo prenderli tutti. Insomma, nei giochi dove riesco, dove posso, cerco di completarli. Ci proviamo. Ok, da qua suppongo che si ritorna nella piazza della CPU, esatto. Che succede? È apparso la X. Sei così cool, nuove sfide a tempo sono ora disponibili in piazza della CPU. Rimbalza per vincere. Oh yeah. Abbiamo sbloccato altre sfide. E poi qua è apparso un tasto. Dov'è che è? Dov'è apparso il tasto? Ho perso il tasto? Ah, forse era dentro la zona. Vabbè, comunque. Direi che per questo episodio, ragazzi, ci fermiamo qua. Ci rivediamo nel prossimo. È veramente super carino questo gioco. Veramente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link, tra cui mi sa, se li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.